Buongiorno amici dalla ridente località di El Calafate, siamo nel cuore della Patagonia, siamo arrivati con un volo di circa 3 ore da Buenos Aires. El Calafate è una delle località principali di questa zona perché è la porta di accesso al Parco Nazionale degli Acciai, dove c'è tra gli altri il Perito Moreno che andremo a visitare oggi, e inoltre è la porta d'accesso anche per El Chalten, che è la capitale del trekking. Moreno è il ghiacciaio più accessibile del Parco Nazionale, infatti si può visitare percorrendo le bellissime passerelle dove ci si trova proprio di fronte al ghiacciaio. Il Perito Moreno è un ghiacciaio che è grande tanto quanto la città di Buenos Aires e deve il suo nome a Francisco Moreno, che è un argentino che è considerato una sorta di eroe dell'Argentina. Era un grandissimo appassionato di scienze naturali, un avventuriero, è lui che scoprì per la prima volta questo lago, che è il più grande dell'Argentina e che battezzò Lago Argentino. Durante la disputa dei confini tra Cile e Argentina venne mandato anche per la sua conoscenza, diciamo, della geografia di questa zona, per difendere gli interessi dell'Argentina, per fare quindi il perito, ed è per questo che il ghiacciaio poi è stato chiamato Perito Moreno. Abbiamo preso il sentiero delle passerelle del Perito Moreno, che è stupendo. La cosa più assurda è ascoltare il rumore dei pezzi di ghiaccio che si spezzano e cadono, che sembra quasi tipo un temporale. Perito Moreno, tra l'altro, ha avuto la caratteristica, almeno fino al 2020, di essere un ghiacciaio sostanzialmente stabile, quindi di non essere stato interessato dal fenomeno di riduzione degli ghiacciai. Pare però che dal 2020 abbia cominciato a regredire, anche se, da quello che ho letto, gli scienziati non sono sicuri se sia un processo, diciamo, stabile o se sia una cosa, diciamo, ciclica. Invece siamo al rifugio Spegazzini, che è situato proprio di fronte al ghiacciaio Spegazzini. Se il Perito Moreno si può visitare con appunto le passerelle di cui vi dicevo prima, questo ghiacciaio invece è accessibile solo con una navigazione di circa 1 ora e mezzo, che vi porterà appunto su questa spiaggia dove c'è il rifugio dove potete mangiare. E il ghiacciaio Spegazzini deve il suo nome all'italiano Spegazzini, che si è trasferito in Argentina. Lui era un botanico e un micologo, è stato protagonista di numerose spedizioni, diciamo, esplorative in tutto il Sud America. Il ghiacciaio Spegazzini è il più alto della zona. Questo posto è bellissimo, la vista è pazzesca. E
dopo questa stupenda pausa pranzo riprenderemo la navigazione per andare a vedere un po' più da vicino il ghiacciaio Uppsala, che è invece il più grande di questa zona, dove però non ci si può avvicinare più di tanto, si può stare proprio all'inizio della baia, perché la navigazione è pericolosa, quindi diciamo non si può osservare così da vicino. Sul breve sentiero che porta a Rifugio Spiegazzini ci sono queste infografiche dove potete insomma scoprire un po' di informazioni sui ghiacciai, su questa zona, sul lago Argentino. Giusto per dare qualche numero, il Perito Moreno, che vi ho detto che è grande come la città di Buenos Aires, sono 250 circa chilometri quadrati, il ghiacciaio Uppsala sono quasi 900 chilometri quadrati. Giorni qui sono finiti, adesso a breve prenderò un bus che mi porterà in Cile, quindi nella Patagonia cilena, nel parco di Torres del Paine. Quindi volevo fare un piccolo recap di quelli che sono stati i miei giorni qui al Calafate. Il Calafate secondo me merita almeno un paio di giorni pieni, se non di più. Ci sono tantissime escursioni che potete fare. L'attrazione principale è quella appunto del Perito Moreno, che è un ghiacciaio che fa parte dello Yellow Sur, che è questa calotta glaciale che è la terza, diciamo, dal mondo dopo l'Antartide e la Groenlandia. Il Perito Moreno è il ghiacciaio più accessibile, perché potete visitarlo tramite le passerelle e potete anche fare altre attività tipo trekking sul ghiacciaio oppure anche kayak o comunque altre attività. Per gli altri ghiacciai invece vi serve la navigazione. Io ne ho fatta ieri una di una giornata intera per andare a vedere lo Spiegazzini, il ghiacciaio Uppsala. E secondo me vale la pena, è bellissimo navigare il lago Argentino. Ovviamente è un'escursione un po' turistica, nel senso che ci sono quelli che vogliono fare le foto e c'è un po' di così, però secondo me vale veramente la pena. Il lago Argentino è il lago più grande dell'Argentina e è questo grande lago glaciale che si forma appunto dal contributo dei ghiacciai, quindi è una bellissima zona e nonostante sia appunto l'escursione un po' turistica, secondo me vale assolutamente la pena. Quindi prendetevi almeno 2 giorni se vi va per fare magari una navigazione e per visitare invece il Perito Moreno sulle passerelle o fare altre attività. La navigazione si può fare anche sul Perito Moreno, secondo me non vale la pena, nel senso che ci si arriva così vicino con le passerelle che non ha molto senso secondo me fare la navigazione. Vale la pena fare la navigazione invece per gli altri ghiacciai che invece non sono accessibili. Detto questo, io vado in Cile e ci vediamo dall'altra parte della frontiera. Ciao!